Buongiorno a tutti e eccoci al primo appuntamento con questa modalità di didattica a distanza che vi ho anticipato in classe, che prevede appunto l'utilizzo della piattaforma YouTube con un link privato che troverete nel Moodle, sempre che riusciamo ad accederci a questo Moodle, speriamo di sì, con dei video didattici che io vi propongo attraverso la mia voce e attraverso anche delle slide che poi naturalmente vi inserisco in allegato nel Moodle oltre al video, così potete anche soffermarvi di più sui contenuti, visto che queste slide sono fatte da Zanichelli, sono molto belle e vanno abbastanza di pari passo con il vostro manuale. Indicherò nelle descrizioni del Moodle anche le pagine del manuale Mythos o Mythos, il vostro manuale di antologia epica, corrispondenti alle lezioni di oggi, alle lezioni di ogni volta, in modo tale che voi prima ascoltate la lezione, prendete appunti, cercate di capire, di ricordare, e poi leggendo le pagine del manuale che vi indicherò, che sono ben poche, riuscirete a trovarvi molto facilmente. La prossima volta in classe, quando leggeremo direttamente un brano epico, poi vi dirò quale, riuscirete sicuramente a collegarvi. Quindi cerchiamo di far fruttare queste ore a casa, che sono naturalmente della stessa importanza delle ore in classe, vista la situazione. Oggi parliamo del mito greco. Perché del mito greco? Ci sono anche altri miti, ovviamente, ci sono quelli orientali, ci sono quelli arabi e ci sono anche quelli romani, però per noi il mito greco è quello fondativo di tutti i miti che poi conosciamo successivamente ed è anche il mito più importante perché è quello che dà origine poi alla nostra cultura e alla nostra civiltà, esattamente come quando in storia, lo studieremo anche quest'anno in storia, ricordiamo spesso che la democrazia, la politica e la società occidentale deriva effettivamente da invenzioni greche, ecco che anche il mito è stato sviluppato come opera letteraria dai greci, però è un po' particolare, quindi vediamo cosa significa prima di tutto mito. Il mito viene dalla parola greca mythos, che è la stessa parola che dà origine al titolo del vostro manuale, che è come tutte le parole greche difficilmente traducibile con un termine soltanto. Sostanzialmente si tratta non tanto di tradurlo come parola, ma come discorso che narra una storia. Mythos è quell'insieme di parole, di frasi che raccontano qualcosa, raccontano storie che sono storie di uomini e di dei, vicende umane e divine, e vediamo quali vicende e che senso hanno e come si raccontavano. Ora, dobbiamo avere ben presente che nell'antica Grecia il mito, il genere letterario del mito, non nasceva come trasmissione scritta, ma come racconto orale. Orale significa parlato. C'erano questi personaggi che venivano chiamati aedi, termine tecnico, in realtà erano dei poeti cantori, che nelle piazze e nelle strade della Grecia antica raccontavano in versi, perché questo è un genere poetico, storie antiche di miti e di leggende. E raccontavano queste storie che in realtà le persone che passavano per Atene o per Corinto o per Sparta conoscevano già, magari con qualche variazione, ovviamente, perché imparandole a memoria ogni tanto ci poteva essere qualche variazione, ma il succo della storia, le vicende di Achille o di Odisseo, le persone le conoscevano già perché faceva parte della grande tradizione orale di quel popolo. E quei poeti cantori o aedi erano gli unici autorizzati a poterle narrare, proprio perché ispirati, almeno secondo loro, dalle muse e soprattutto molto bravi nella memoria. E anche nella memoria collettiva, perché lo scopo di questi miti non era soltanto narrare storie, ma era narrare storie che spiegassero l'origine di tutta la civiltà all'epoca, cioè dell'uomo, del cosmo, degli dei, ma soprattutto anche una ragione di civiltà. I greci, ascoltando le storie antiche e i miti, trovavano la fondazione e l'origine dei loro usi e costumi.
E infatti il mito serve proprio a fornire conoscenze, a dettare regole, a insegnare tecniche, a proporre modelli di comportamento, insomma, a esprimere il sistema di valori condiviso da una civiltà. Quindi serve a rinforzare l'origine dell'identità di un popolo. Il mito era la prima forma di autodeterminazione di una civiltà, in particolare stiamo parlando di quella greca. E quando vediamo che è un contenitore di tutti i saperi, con queste parole un po' strane che adesso vi spiego, intendo che il mito proprio conteneva tutto, era una grande enciclopedia, perché dentro al mito tu potevi trovare la cosmogonia, cioè la nascita, gonia del cosmo. La teogonia, cioè la nascita, gonia degli dèi, e naturalmente l'antropogonia, cioè la nascita o le nascite, gonie dell'uomo. Quindi, quando noi abbiamo una parola di origine greca, evidentemente che si compone di due termini, dei quali il secondo è gonia, sappiamo che narra della nascita di qualcosa. La storia, la civiltà umana e le imprese degli eroi. Ecco, in tutto questo pacchetto di storie i greci ritrovavano un po' se stessi. Qui, vedete poi sulle slide, c'è una linea temporale che sostanzialmente ricopre tutto il popolo greco, tutta la storia del popolo greco, dalle prime insediamenti degli Achei, che poi gli Achei sono quella popolazione che ritroviamo spesso anche nell'Iliade in Grecia. Siamo nel 1900 a.C., quindi all'inizio del secondo millennio, con lo sviluppo della civiltà micenea, poi l'isola di Creta, l'espansione del Mediterraneo, e è stato stimato che la famosa guerra di Troia descritta nell'Iliade, uno dei grandi, due grandi poemi omerici, si sia svolta più o meno intorno al XIV-XIII secolo a.C., appena prima della fine della civiltà micenea e dello sviluppo della cosiddetta età arcaica. Ecco, tutte le varie opere scritte, quindi che per la prima volta hanno fissato in forma scritta quello che gli aedi e i cantori raccontavano precedentemente, sono state scritte più o meno all'interno di questa età arcaica, cioè tra l'800 e il 600 a.C., tra il IX e il VII secolo. Sia Omero, sia Esiodo, il primo autore che noi tratteremo, di cui fra poco vi parlerò approfonditamente, scrivono in questo periodo, nel periodo dell'età arcaica, per cui prima della fioritura delle poleis democratiche come Atene, e prima ovviamente del grande Alessandro Magno, ma questa è storia e ce ne occuperemo diversamente. Sappiate comunque per fissare a questa altezza i capolavori dell'epica scritta che leggeremo. Ecco qui, ripete appunto che durante l'età arcaica, 8º-7º secolo a.C., i miti sono stati scritti, quindi raccolti da qualcuno, in questo caso Omero e Esiodo, e fissati sulla carta. Non era carta, evidentemente, era qualcos'altro. Ecco. Quindi non più oralmente, ma per la prima volta, una di quelle tante versioni dei miti viene fissata e gli viene data gloria immortale. Poi questi miti serviranno come base per le tragedie dell'età classica, quelle di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, però qui stiamo andando troppo oltre. Il patrimonio dei miti greci poi è entrato dalla porta principale anche per quanto riguarda la cultura dei romani. Pensiamo soltanto agli dèi. Tutto il comparto, quindi il pantheon, l'unione degli dèi. Pantheon significa tutti gli dèi. Quindi quando io parlo di pantheon, parlo dell'intero gruppo delle divinità greche. In effetti è stato trasportato nel mondo romano sostanzialmente senza variazioni. Hanno cambiato solo i nomi. Zeus è diventato Giove, Afrodite è diventata Venere, Poseidone è diventato Nettuno, eccetera. Quindi la potenza simbolica e l'immaginario di questi dei hanno creato una concatenazione, una serie di miti ulteriori fino ad arrivare a oggi, in cui ancora consideriamo
consideriamo l'epica greca e queste prime opere letterarie antichissime fondamento della nostra cultura letteraria e artistica. Ed è proprio da questo che voglio partire dall'opera di Esiodo. Vediamo se c'è scritto da qualche parte, così ve lo dico, ve lo faccio vedere. Esiodo, autore greco classico, autore di Teogonia, la Teogonia, quindi Nascita degli Dei, e di un'altra opera che si chiama Le Opere e i Giorni. A noi interessa però la Teogonia, Nascita degli Dei. Sarà il primo testo che leggeremo in classe insieme. La Teogonia di Esiodo è tutto ciò che noi sappiamo, il 90% di quello che noi sappiamo riguardo agli dei greci. Urano, Gea, Zeus, le gelosie, gli scontri, gli amori, tutto ciò che noi sappiamo, ripeto, della mitologia greca a livello di nascita del cosmo e degli dei, lo sappiamo da questo signore qua, da Esiodo, che per primo ci propone una cosmogonia, cioè una nascita di tutto, del mondo, all'inizio attraverso delle entità astratte e poi attraverso degli dei. Come vedete, all'inizio di tutto c'era il caos. Il caos è questa forza distruttrice e separante che però, per qualche strana ragione di aggregazione di particelle, crea tre altre entità. Non posso parlare ancora di figli perché stiamo parlando effettivamente di divinità primordiali, quindi senza delle caratteristiche umane. Io punterò molto sul fatto che a un certo punto nella mitologia gli dei cominciano ad avere delle caratteristiche umane. Qui non ancora, perché Gea simboleggia la terra, sostanzialmente. Poi c'è l'Erebo, che dovrebbe essere più o meno lo spazio dell'oscurità, e poi c'è la notte. E voi mi direte, ma l'Erebo e la notte sono la stessa cosa? No. Perché l'Erebo intende una specie di rappresentazione divina dello spazio. Quindi in effetti vedete che poi non dà generazione a nient'altro. Quindi era un terzo livello oltre la Terra e la Notte. La Terra a sua volta dà origine a Urano, che simboleggia il cielo, e Ponto, che simboleggia le acque. Mentre dall'altra parte abbiamo la Notte, che dà origine al giorno e all'etere. L'etere, anche questa, sarebbe la luminosità divina, che non è esattamente come il giorno, però più o meno la notte genera il suo contrario, questo è quello che mi interessa, così come la terra genera il suo contrario, il cielo, il suo opposto e anche il mare. Quindi questa è la situazione di queste forze primordiali iniziali. Vediamo poi come si complica. Qui vi spiega molto bene che cosa si intenda per caos, che cosa si intenda per Gea, e poi ci sono anche altre forze che entrano in campo in questo momento. Ripeto, non sono dei, sono forze primordiali. Questo Eros non è Eros il dio, ma è un'energia dell'universo. Stessa cosa come Urano, Ponto, che abbiamo visto, è Tarta, che altro non è che una rappresentazione dell'inferno. Vediamo un po' come da queste entità primordiali poi discendono gli dei che noi conosciamo assomigliare a delle persone vive come tipo di comportamento. In effetti, Gea e Urano, unendosi, guardate com'è poetico, la terra e il cielo che si uniscono, danno origine a tre categorie di figli. Non ve li dico tutti, evidentemente, perché i ciclopi sono tantissimi, gli ecatonchiri, ecatonchiri significa in greco dalle 100 braccia, sono dei mostri con 50 occhi e 100 braccia e gambe. I ciclopi, se sapete la storia di Polifemo, sapete che sono uomini giganteschi con un occhio solo. E poi i titani. Delle tre categorie dei figli di Gea e Urano, sicuramente i titani sono quelli più interessanti. Sono sei maschi e sei femmine, tra i quali si distingue Crono. Perché Crono si distingue? Perché effettivamente Urano è il primo tra le entità primordiali che comincia a comportarsi come un uomo, cioè ha paura di essere spodestato da uno dei figli e in particolare da uno dei titani, che erano quelli più promettenti. E quindi, come ogni re avido di potere,
cerca di impedire che i figli a un certo punto nascano e li trattiene nel grembo, nel ventre della moglie. Io adesso vi racconterò, ovviamente, di situazioni al limite dal punto di vista fisico, ma sono dei, quindi dovete immaginare con un po' di elasticità. Fatto sta che Crono a un certo punto si ribella al padre Urano e per evitare di procreare ancora, soprattutto per cercare di ferirlo molto, lui che cercava di trattenere tutti i figli, afferra una falce. Con questa enorme falce Crono evira letteralmente il padre staccandogli i genitali. E questo, qui bisogna fare un atto di fede per credere a tutto ciò. I genitali di Urano, staccandosi, ovviamente, perdono del sangue e dal sangue perso dal ventre di Urano nasce l'odio e oltre ad alcune forze e ninfe particolarmente negative legate alla battaglia al sangue, come le erinni, i giganti e le melie, lo vedrete poi nel dettaglio. Mentre i genitali di Urano, cadendo dal cielo nel mare, mischiandosi con la spuma del mare, sperma e spuma di mare, danno origine ad Afrodite, chiamata dai romani Venere, la dea più bella di tutte, la dea della bellezza. Quindi capite che la dea della bellezza nasce dai genitali di Urano, che si mischiano alla spuma del mare, quindi assolutamente incredibile, ma del resto stiamo parlando di dei. Crono non impara niente dalla lezione del padre, in effetti, perché appena può si comporta esattamente come Urano, cioè Crono, avendo paura che uno dei suoi figli lo scalzi dal trono, fa praticamente come aveva fatto Urano, impedisce che nascano, ma non trattenendoli nella pancia della madre, ma inghiottendo i suoi figli. E se voi vedete i nomi dei suoi primi cinque figli, mi direte: ma profe, Poseidone, Ade, Era, che dovreste conoscere, non sono morti, sono vivi perché poi noi li conosciamo, certo, infatti non è che li mangi, li inghiotte e se li tiene nello stomaco vivi. Dobbiamo sempre fare un atto di fede, stiamo parlando di dei. Forse di questi cinque Estia è quella che conoscete di meno, è la dea del focolare. Però anche qui c'è uno dei figli che è più furbo degli altri e decide di vendicarsi e con un pretesto, attraverso una bibita velenosa, avvelenata, fa vomitare il padre Crono, si chiama Zeus, questo ultimo genito molto furbo, con l'aiuto della madre Rea, fa vomitare il padre Crono, che appunto così libera gli altri suoi cinque figli. Abbiamo i sei figli di Crono che a questo punto si ribellano al padre. Abbiamo lo scontro fra la vecchia generazione e la nuova generazione divina. Quindi vedete come sono umani questi dei che continuano a combattere fra di loro. Lo scontro fra la vecchia e la nuova generazione divina si chiama Titanomachia. La Titanomachia dura 10 anni, si tratta sostanzialmente di Crono e i suoi fratelli titani contro Zeus e i suoi fratelli, quindi padri contro figli. Vince Zeus che riordina completamente tutta la gerarchia divina. Zeus diventa il sovrano degli dei e riorganizza appunto tutti quelli sotto di lui, spartendosi le varie competenze, come se fosse un parlamento, diciamo questo. Non prendetelo alla lettera, ma per capire che c'è una separazione dei poteri. Poi lasciate perdere perché Zeus sposa notevoli donne e ha degli incontri con ninfe, con donne mortali, con altre dee, perché Zeus genera tanti figli. Sostanzialmente la spartizione dei poteri della nuova generazione degli dei prevede che Zeus si occupi del cielo, Poseidone delle acque e Ade della profondità della terra. Insomma, Ade degli inferi, Poseidone, che noi conosciamo anche come Nettuno, dio del mare, e Zeus o Giove, dio del cielo. La dimora degli dei viene tradizionalmente collocata sul monte Olimpo, che è un monte realmente esistente in Grecia, e questi dei come si comportano? Noi nell'Iliade e nell'Odissea, soprattutto nell'Iliade, vedremo molto spesso gli dei che si intromettono nelle vicende umane, sostanzialmente decidendo le sorti di molte battaglie, una volta a favore dei troiani,
una volta a favore dei greci, una volta a favore di Ettore, una volta a favore di Achille, poi chiaramente saranno tutti a favore di Achille perché sappiamo come finisce l'Iliade. Sostanzialmente, quindi si interessano delle vicende umane e le guidano. In cambio, però, gli uomini devono fare preghiere e sacrifici. Preghiere e sacrifici che servono gli dèi, evidentemente, per aumentare il loro potere, dèi che del resto si nutrono di cibo mitico come il nettare derivato dai fiori e l'ambrosia, un tipo di spezia, credo derivante dal miele. No? Questo potete controllarlo anche voi. Del resto sono dèi, non hanno bisogno di mangiare come noi. Qui avete una disamina abbastanza interessante di tutta la varia famiglia olimpica, come la chiama questa slide, quindi tutto il pantheon degli dèi. Vi faccio soltanto notare che la moglie di Zeus, la moglie definitiva di Zeus, è Era, ma Era, se andiamo a vedere, era anche, scusate, era anche la sorella di Zeus. Perché Crono ha avuto sei figli, Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone e Zeus. Zeus e Era sono sia fratelli che marito e moglie. Questo evidentemente non deve essere troppo scandaloso se pensiamo che sono dei, però giusto per farvi capire che può essere molto complicata la teogonia. Poi abbiamo Atena, la dea guerriera. Abbiamo Poseidone, il signore delle profondità marine, detto anche Nettuno, quello con il tridente. Abbiamo Apollo, Artemide, Hermes, che voi sicuramente conoscete come Mercurio, quello con i calzari alati, Afrodite, abbiamo già parlato, detta anche Venere. Su Afrodite, magari ci soffermiamo un po' di più perché quando faremo l'Eneide in seconda, il grande poema latino, scopriremo che Enea è figlio di un uomo mortale, Anchise, ma di una dea, Afrodite. Ogni tanto gli dei si uniscono anche a degli uomini o delle donne mortali. E quindi i loro figli, un po' come è anche Achille del resto, diventano i semidei. Enea è un semidio perché sua madre è addirittura Venere. Poi Efesto, Ares, Demetra e Dioniso. Dioniso forse lo conoscete anche sotto il nome di Bacco, il dio del vino e dell'ebbrezza. Queste slide poi io ve le lascio e potete tranquillamente approfondire in modo tale che quando poi vi interrogo insomma, mi parlerete dell'epica, saprete anche assegnare a ogni dio la sua peculiarità, la sua particolarità. Sarà molto importante per capire di chi stiamo parlando subito. Questa slide possiamo saltare, non c'è problema. Ecco, mi interessa più che altro il fatto che questa religiosità greca, che poi diventa sostanzialmente anche la religione dei latini, è una religione che ha dei punti fermi, che sono molto diversi dalle religioni, per esempio, occidentali di oggi. Prima di tutto è una religione politeista, cioè con più dei. Il cristianesimo, l'islam, l'ebraismo sono delle religioni monoteiste. Qui abbiamo invece l'assegnazione di ogni dio a un fenomeno naturale o ad una virtù. In più gli dei sono antropomorfi. Cos'è l'antropomorfismo degli dei? Cioè, antropomorfismo significa l'avere forma e comportamenti umani. Gli dèi sono rappresentati come uomini, hanno delle passioni, dei vizi e delle virtù molto simili a quelle degli uomini, ma nonostante questo sono dotati di poteri soprannaturali e ovviamente sono immortali. Ogni dio ha un culto privato. C'erano i templi in Grecia per ogni dio e ogni dio voleva sacrifici. Quindi i sacrifici per gli dèi erano dei riti collettivi per il popolo greco, che vivevano la religione proprio come una esperienza pubblica, a differenza della religione privata che noi oggi abbiamo più vicina alla nostra sensibilità. Ovviamente non c'era soltanto la religione ufficiale, ma c'erano anche altri culti che andavano di pari passo con la religione ufficiale, i misteri, i riti di iniziazione che erano anche non sempre ben visti, però da questo punto di vista aspettiamo magari di affrontare queste cose in storia. Rimaniamo quindi sulla religiosità ufficiale. Direi che
basta così, perché poi qui va a parlare anche di altro, di eroi che non ci interessano. Torno all'inizio per dirvi che questa prima lezione copre sostanzialmente tutta l'introduzione, sì, anche del libro. Io voglio che voi abbiate ben chiaro tutto ciò, perché partiremo in classe direttamente con la Teogonia di Esiodo e con il testo che ci parlerà proprio della nascita degli dèi dal caos fino a Zeus, a pagina 9. Come scriverò anche sul Moodle, noi praticamente oggi abbiamo approfondito quello che sul manuale trovate da pagina 4 a pagina, con il testo a pagina 17. Comunque questo ve lo scriverò. Naturalmente vi invito a sentire e risentire questa lezione più volte per tutti i dettagli. È chiaro che se qualcosa non è stato compreso o c'è bisogno di ripetere dei concetti, me lo potete chiedere tranquillamente in classe. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.